Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Bachelor Challenge. Allora, sono passate un paio d'ore da quando ci siamo lasciati nello scorso episodio, erano le 4 e mezza del pomeriggio, ora sono le 11 e mezza. Li ho mandati a letto prestino perché era il giorno libero, non sapevo più cosa cavolo fargli fare, quindi hanno mangiato, hanno fatto chiacchiere spontanee. Io non ho detto a nessuno di chiacchierare con nessuno e dopo li ho mandati a letto. E andiamo a leggere la guida subito di cosa dobbiamo fare in questo episodio e dopo vi dico un'altra cosa. Allora, oggi facciamo il nono e il decimo giorno. Il nono giorno dice appuntamenti veloci. Durante la nona giornata il bachelor o la bacheloretta dovrà sostenere più appuntamenti possibili. Scegliete un partecipante a caso, quello con una relazione più bassa, per conoscervi di più. Giorno 10, terza eliminazione. Il bachelor o la bacheloretta dovrà rimanere tutto il giorno in casa, magari migliorando qualche abilità, parlare con tutti i partecipanti e complimentarsi con loro. Dopo aver fatto la vostra scelta, donate a tutti i membri salvi una rosa e allontanate dalla casa il sim eliminato. Quindi proprio due episodi di fila con due eliminazioni, tutto molto bello. E ora vi dico la cosa che dovevo dirvi. Mi avete suggerito di provare a misurare la relazione con la finestrina che compare qua in alto quando chiacchierano, che c'è il livello dell'amicizia, perché forse da lì è più evidente, non lo so, proveremo. Io mi sono munita di righello come l'altra volta, ce l'ho già qua, l'altra volta sono dovuta alzarmi e andarlo a prendere, e ho anche un foglio di carta dove ho scritto i nomi delle ragazze e mi segno di fianco la misura perché sennò mi dimentico, e quindi proviamo a vedere se così magari si vedono meglio, non lo so. Comunque avete ragione effettivamente quando mi avete detto che effettivamente alcune amicizie sembravano più basse, perché è vero, alla fine quando io ho provato a dare la rosa alle ragazze qualcuna me l'ha rifiutata, quindi la relazione si è abbassata. Cioè, se mi rifiutano una rosa come regalo amichevole, figuriamoci se avessi fatto offri una rosa come interazione romantica, cioè ciao proprio. Comunque va bene, allora lei si è svegliata, lei era l'unica, mi sembra, che non ha cenato insieme a loro ieri sera, cioè si è seduta ma non ha mangiato perché era già a posto. Quindi adesso la facciamo mangiare, e a parte il fatto che non so se sia avanzato qualcosa, questo è ancora buggato, cioè non me lo fa tirare fuori, ma vabbè. E compriamo anche già le rose, allora loro sono in 5, quindi mi servono 4 rose. Acquista regali, giardinaggio, 4 rose, 1, 2, 3, 4, ok, così siamo a posto. E tessi caro pa' rose, comunque Bayaka, costano un patrimonio. Non capisco perché me la rifiutano comunque, cioè è un regalo amichevole, cioè se ti regalo un tulipano va bene lo stesso, non ho mica capito perché un tulipano sì e una rosa no. Ah, lei non è che non avesse mangiato, ma tipo si è mangiata dei cereali, quindi sostanzialmente non ha mangiato niente, si può dire. Dove andiamo a fare gli episodi, gli appuntamenti oggi? Pensavo di andare al lounge bar Mirabelle, come si chiama? Quello che è in cima al grattacielo a San Maisciuno. E, anche se loro negli appuntamenti, aspettate che ho il regolamento qua, mi dicono... E quando avrete scoperto i tratti dei membri del contest, portateli a fare qualcosa che piace anche a loro. E durante gli appuntamenti è permesso baciarsi, sì vabbè, mi sembra di fare tipo un prostituto di turno che se le bacia tutte. Comunque, cosa gli piace fare a ste ragazze? Cioè, allora aspettate, quelle che ho in casa, cioè Irene è paranoica, voglio dire, dove la porto? Amante della famiglia, attiva, andiamo in palestra a fare l'appuntamento, può anche essere, buon gustaia, si può andare in un ristorante. Marta, vado dal veterinario, o nel parco dei cani, e lei, forse è la più difficile, è difficile fare quello che vogliono le ragazze, cioè, vabbè, vediamo, adesso vediamo un attimo, nel frattempo qua c'è una sessione di ballo di quelle alla flash dance, o in alternativa alla footloose, ah, vedete che si era rotto. Qualcuno mi ha detto perché non aumenti il premio, sì la buona uscita delle ragazze a mano che vanno avanti e restano nel programma,
Ma raga, cioè, nel senso, la prima ha preso 1000, la seconda poteva prendere 1500, la terza 2000, avanti così. No, non c'ho scazzi. Ve lo dico proprio chiaramente di fare un conto del genere. È solo una cosa che ho deciso di fare io, tanto per fare, cioè non c'è a regolamento sta cosa, quindi è stata mia discrezione perché mi dispiaceva che uscissero completamente a mani vuote, avendole create, tutti insieme in una stessa unità familiare, quindi era giusto per dargli qualcosa affinché potessero ricominciare ad avere una vita più o meno, ma non ero tenuta a farlo, è stata una mia scelta, quindi 1000 simoleon sono più che sufficienti. Allora, ce n'è ancora, non mi ricordo neanche quante porzioni c'erano. Una, l'ultima, benissimo. Ecco perché mi sono presa il foglio per scrivere le misure delle amicizie. Vediamo se riesco a farvi capire, vabbè che avrete capito di sicuro. Cioè, qua in alto compaiono. Tipo metterli tutti in una stessa stanza, fare il gruppo, cominciare a chiacchierare con tutti e passare da una ragazza all'altra e vedere le relazioni come cambiano e forse da qua si riesce a misurare. Tipo quella con Marta, adesso se io provo a misurarla, me la dà di 1 cm e 3. 1 cm e 3 mm. Boh, vabbè, proviamo quando toccherà. Adesso non le misuro, quando tocca l'eliminazione, sì, cioè domani tardo pomeriggio. Nel frattempo sono arrivate le 4 della mattina, io non saprei neanche che ora comincio con gli appuntamenti. Io volevo fare appuntamenti con tutte, quindi forse magari aspettiamo le 6 e dopo pian pianino cominciamo a fare vari appuntamenti. Sono 2, 4, 5. Potremmo anche andare in 5 posti diversi ora che ci penso. Tipo, vediamo un po'. Tipo Vanessa, potremmo andare al lounge. Allora, me li scrivo. Vanessa al lounge, quello che vi dicevo, in cima al coso, al grattacielo. Con Arianna la palestra o piscina, insomma, qualcosa con un'attività fisica. A Marta, la portiamo al parco ca dei cani, tipo, sperando che arrivino dei cani. A Sofia andiamo al ristorante, ma allora magari con lei ci andiamo per ora di cena, la teniamo come ultima, tipo. E con Irene, dove cavolo andiamo? Con Irene, genio, paranoica, amicona. E andiamo al bar, andiamo in un bar. Allora, vediamo un po' come metterle in ordine. Potremmo andare prima al bar a fare colazione con Irene. Dopodiché andiamo con Marta al parco dei cani. Dopodiché andiamo in palestra con Arianna. Dopo andiamo al lounge con Vanessa a fare tipo aperitivo e come ultima Sofia per andare al ristorante a cena. Direi che ce l'abbiamo, me lo sono scritta in modo che non mi dimentico, quindi cominciamo. Allora, viaggia, devo anche piazzare un ristorante, lo piazzerò in uno di questi movimenti, magari all'ultimo. E dobbiamo iniziare con Irene, abbiamo detto. Quindi dove sei? Irene, eccoti qua. Andiamo a fare colazione. Vabbè che abbiamo appena mangiato, ma magari ci beviamo solo il caffè. Ecco. Allora, con Irene andiamo in un bar. Avevo pensato a uno di quelli di Windenburg, in realtà, tipo caffetteria o cose così. Questo dove siamo andati l'altra volta, potremmo andare qui, a Lepre Porco Spino. Andiamo. Ok, eccoci arrivati. Qua è buio da morire. Vabbè che fuori sono le 5 e mezza del mattino, se vogliamo proprio dirla tutta. Intanto entriamo per non morire di freddo. Ma perché ste luci orribili? Cioè, ma siamo seri? Vabbè, prima o poi spunterà il sole. Allora, prendiamo un caffè. Ordino una bevanda da consumare sul posto. Caffè espresso. Festival, no. Allora, Festival del Raccolto? No, non ho voglia di avere gnomi in giro per la casa, li odio quegli gnomi malefici. Dopo mi siedo qua con lei e comincio a chiacchierare. Sì, ma col caffè dovevi venire? Vabbè, lasciamo perdere. Sti bar funzionano proprio una meraviglia, eh? Quanto ci vuole a fare sto caffè? O l'ha già bevuto o non me l'ha neanche fatto. Allora, condividiamo l'entusiasmo. Boh, non so neanche cosa voglia dire, onestamente.
Sussurriamo sulla celebrità, sempre Judith Ward. Perché forse è qua. Proponiamo un piano folle. Stiamo qui fino alle 9 della mattina. Poi facciamo 9 e mezzogiorno al parco. E poi andiamo in palestra. Penso che 3-4 ore per appuntamento vada bene. Dove stiamo andando? Ah, sussurra, si fa in piedi. Dove stai andando? Poi adesso le ragazze cominciano a essere sempre meno, quindi è anche più facile. Orca, fermi tutti. Non vogliamo che lei se la faccia addosso, ci mancherebbe altro. E dobbiamo andare al piano di sopra a farle fare la pipì. Il bagno? No, le donne sono di qua. Molla tutto. Questa roba cosa sarebbe? Tipo lo studio contabile del bar? Cosa stai spendendo i soldi? Ma non hai neanche fame! Cioè, quello è il colmo poi. Vabbè, non sei più riuscito a bere il caffè della serie. Giustamente. No, dovevi portarti dietro anche questo. L'hai pagato. Tieni. Tieni. Se non ci fossi io. Peccato non ci sia l'interazione tipo dividi. Beh, allora lo impacchettiamo nel pranzo al sacco. E ce lo mettiamo in inventario. Allora, cosa possiamo fare? Sfida a correre. Dai, sfida a correre senza vestiti. Voglio vedere se lo fa. Lo fa? Oh mio Dio, lo fa. Oh mio Dio, lo fa. Emozione disinibita. Poche esperienze sono emozionanti come fare jogging intorno all'isolato senza la costrizione degli abiti. Ci credo. Lo fa! Sembra i bebè quando corrono nudi in giro per la casa. Bellissimi. Torna indietro da sola, suppongo. Ok, mi fa tutto l'isolato, come giustamente c'è scritto nella descrizione. Niente, l'ha fatto, raga, l'ha fatto. Niente, lui si è comprato qualcos'altro a quanto pare. Beh, ci credo che stai battendo il barbio. È inverno, o comunque sì, è freddo. Ah, sono le 10:20. Vabbè, dai, tanto abbiamo tutto il giorno, stiamo un po' più di tempo con lei. Non è che siamo costretti a starci poco. La mia era un'idea, 3 ore, ma l'abbiamo fatta correre nuda per 2 ore, poveretta. Stiamo fino... Sì, dai, fino alle 11, l'ultimo paio di interazione. E dopo la mandiamo a casa. Ok, la salutiamo. E la abbracciamo, facciamo finta sia un saluto del tipo ciao, ci vediamo. Grazie del tuo tempo. Ok, vai a casa. E la seconda era Marta. Dobbiamo andare al parco dei cani con lei. Allora, aspettiamo che lei vada a casa, che mi scompaia... Da qui. Ok. Ed è anche triste, poveretta. Quindi viaggiamo con Marta. E andiamo al parco dei cani, quello di Brindleton Bay. Questo qua. Allora, chiaramente piove. Avevate dubbi in proposito? E non c'è neanche una parte al coperto. Potremmo mettere al coperto sto tavolo qua. Almeno stiamo sotto riparati dalla pioggia. Vai qui insieme. Allora, ci sediamo. Ma tu sei vestita con gli abiti invernali? No. E dopo non lamentiamoci che muori di freddo. Ok. Tu invece sì, mi sembra. Dove vai? Aspetta, dobbiamo farci i complimenti. I complimenti dobbiamo farci. Chiacchieriamo un paio d'ore anche con lei. Facciamo qualcosa di malizioso anche con lei dopo, tipo l'altra corsa nuda, lei qualcos'altro, un'altra interazione buffa. Buffa, scusatemi, maliziosa, stavo leggendo buffa. Cosa facciamo? Oh mio Dio!
Sfida a correre senza vestiti, no, dai. Sempre quella. Mettiamo in giro una voce insensata, vediamo come reagisce. Perché anche l'altra poteva reagire male alla nostra. Denudati e corri in giro per l'isolato. E invece è stata una donna di spirito e l'ha fatto. Lamentati della pioggia che ci ha rovinato l'appuntamento. Dove vai? Ah, devi andare in bagno. Beh, c'è il bagno qua. Usa il bagno. Ti aspettiamo. Vai. Vai tranquilla. Vai. Devo fargli prendere l'ombrello, non c'è niente da fare. Mi sa che forse in automatico non ce l'hanno. Dove pensi di andare? Infatti non ce l'hanno in automatico. Sì che io metto sempre il coso dell'ombrello. In casa, ma dopo bisogna farglielo prendere anche. Vabbè, lei si è annegata. Discutiamo degli interessi. Raccontiamo una storia sensazionale. Facciamo fino alle 2:30 più o meno. Ancora un pochino. Ancora un paio di relazioni. Di relazioni. Ciao. Di interazioni. Direi che aeromanzia forse non è il caso di farla, visto il tempo che c'è fuori. Madonna, no, perfido. No, no, troppo casino. È a disagio, ci credo. Ci credo. Ok, finiamo questa interazione. Dopodiché la salutiamo, la abbracciamo. Loro intanto imparano i pesci. Che bello. La salutiamo. Reputazione buona perché saluto le persone sempre. E finita Marta, avevamo detto la terza, Arianna in palestra. Aspettiamo allora che questa vada via. Mi scompaia da qua. Ok, molto bene. Viaggio, abbiamo detto Arianna. E in che palestra andiamo? In che palestra andiamo? Possiamo tornare in quella dove eravamo già stati, nella del Soul Valley, che era carina, aveva anche la piscina. Vabbè, era carina. Eccoci. Allora, il tempo qua è soleggiato. Allora, mandiamo a fare la pipì lui. Lei è anche un po' stanchina, ma la facciamo entrare intanto. E nuotiamo qui insieme. Partiamo dalla piscina. Beh, ci sono altre scalette, cioè potevi anche spostarti, voglio dire. Spruzziamo, partiamo con quello, che è l'unica roba che si può fare in sta piscina. Prova a rincuorare, ma questo devono uscire fuori. Vabbè, usciranno fuori, male che vada. Perché anche lui comincia a essere stanchino. Ma tutto bene. Spettegola. Malizioso, cosa possiamo fare con lei? Cos'è quella macchia, dai? Cos'è che vuole fare? Ordina dal un caffè espresso. Io avevo provato, ma o te lo sei bevuto e io non me ne sono accorta, o non te l'ha proprio fatto. Ma vai via tu! Vai via! Volevo anche far fare un pisolino a lui fra un appuntamento e l'altro, ma non ce la posso fare. Quindi io direi che gli compriamo il solutore degli stati umorali che abbiamo visto nell'Asylum Challenge. Fa massimizzare tutto l'ambaradan qua di bisogni, fra cui anche l'energia. Quindi riusciamo a vederle tutte e cinque le ragazze. Senza la necessità di un pisolino che ci farebbe solo perdere tempo, ecco. Complimento sincero, visto che dobbiamo fare complimenti, me l'ero dimenticata con la prima ragazza. Glielo faremo quando torniamo a casa. Di compenso lei è stanca, vabbè. Dai, ancora un po' di interazioni. E dopo ti mando a casa, non ti preoccupare. Chiediamo della sua giornata.
Ulek Zerf, Zombus. Discutiamo degli interessi. Ah. Vumbrasa? Vabbè, lei giustamente si fa una nuotatina. Ah no, fa il morto direttamente. Vabbè, fallo. No, no, fallo anche tu. Fluttua all'indietro anche tu. Sta Veronica, ha chiamato 36 volte da quando è andata via di casa. Vai, fai il morto anche tu. E adesso toccherebbe a Vanessa nel lounge bar. Sembra una partita di... com'è che si chiama? Quello dove si dice... dove si deve trovare chi è stato, chi è morto, chi è stato, cos'è? Non mi ricordo, anche perché non ci so giocare. Quindi ci ho giocato una volta, tipo, in tutta la vita. Guardate voi se devo inseguirla per chiacchierarci. Vabbè, salutiamola. Ho visto che c'è l'arrivederci, ma preferisco farli abbracciare. Via, vai via. Ti ho detto vai via. Ok, grazie. Anche perché lei è stanca. Allora aspettiamo che se ne vada. Ok. Adesso abbiamo detto Vanessa al lounge bar. Vai via. Ciao. Quello a... dove cavolo è? San Maisciuno. Questo qua, Mirastel, Mirastelle, chiamatelo come volete, andiamo. Ok, siamo arrivati, magari ci cambiamo d'abito, che dici? Perché insomma in costume non è carino andare. Ordiniamo da bere. Dove cavolo è il bar? Di qua. E prepara una bevanda. Ordina una bevanda di gruppo e prendiamo... vabbè, anche se non è più costoso, c'è del vino. Ok, vino rosso. E ci sediamo qua. Vedete che chiama sempre? Ok. Collaborativi, mi piacete. Forni Fatosa Bab. Piguna. Peniops. Oh, Pimpini. Yips. Adesso decido. Complimentiamoci per l'abito con lei, dai, visto che ci è capitato a tiro. Devo decidere l'interazione maliziosa da fare con lei. Una finta festa ci sta. Basta che mio nonno qua non rompa le balle, cioè nel senso. Beh, l'ha presa bene con la finta festa. Chiedi della vita sentimentale, visto che è amichevole, come interazione lo posso fare? Spettegola. Ma perché tutti qua? Scusatemi, io cercherei. Cioè, starei cercando anzi di avere un appuntamento. Riusciamo poi a cantare in duetto con lei? Dai, infila anche il cantare in duetto. Penso che forse lo facciano quando avranno finito il vino? Questa è una bella domanda a cui non so rispondervi. A lei comincia a scappare anche la pipì, poi. Ok, lei ha finito il vino, lui no. Però glielo faccio finire io. Questa canzone ormai la sappiamo a memoria tutti quanti, quindi tiriamo avanti. Acquisisce un je ne sais quoi, così veloce. Ok, aspettate che lei deve fare la pipì. Ok, sono unisex, questi bei bagni fucsia. Abbiamo capito che lei si è vergognata come una ladra. Non suonava molto gradevole, no, decisamente no. Tu smettila di ubriacarti. Madonna, è l'una di notte, noi dobbiamo ancora finire gli appuntamenti. Ci manca l'ultimo. Vabbè, anche se abbiamo sforato nel giorno dell'eliminazione, pazienza, raga. Cioè, volevo che... dove sta andando? Ah, perché forse c'è una... Boh. Sì, insomma, ci tenevo che Ryan passasse del tempo con tutte quante. Un paio d'ore almeno. Perché adesso non mi ci fa più passare, porca. Dai, ancora un paio di chiacchiere. E dopo vado con Sofia al ristorante. Fortuna che ci volevo andare per cena, però
ma credo faremo colazione sostanzialmente. Va bene, finiamo queste interazioni qua e dopo la abbracciamo come abbiamo fatto con le altre. Abbraccia. Perché dovete andare qua ad abbracciarvi? Allora, accertiamoci che lei vada via. E adesso l'ultima che ci mancava era Sofia al ristorante. Ok, ma siccome non ho il ristorante in questa partita, metto uno dei soliti di Maxis, quelli che trovate nella vostra biblioteca, e ci vediamo direttamente lì con Sofia. Allora, ho messo questo, che non mi ricordo neanche più come si chiama. Come si chiama? Bistrò l'attesa, che non l'avevo, credo, mai messo da nessuna parte. Quindi ho messo questo, lo trovate nella vostra biblioteca, perché è di quelli che Maxis dà col pack. Allora, porta qui Sofia perché stava dormendo. Quindi ho dovuto farlo con la forza perché appunto mi è stato risposto: sto dormendo. E io volevo dire: non mi frega niente. Allora, chiediamo questo tavolo qui. Ma dove mi hanno messo il coso per... Ah, dove inizia tipo la sala da pranzo, insomma, da cena, la sala... La sala. Allora, tu non è che fai quello che vuoi tu. Ma no, dai! Ma l'ha richiesto, che palle! Ah, signore, ogni volta. Ogni cavolo di volta. Allora. Aggiungi al gruppo. Chiedi un tavolo. Ce la facciamo sto giro? Cioè, ma questa sta pulendo? Ma siamo seri? Non pulisci neanche a casa tua a momenti. Ok, nel frattempo è venuta fame a tutti, anche a lei. E quindi prendiamo lo speciale dello chef, lì la scelta dello chef. E da mangiare prendiamo... Allora, lui una bistecca e a lei faccio prendere il salmone. Dai. E in più dovrebbero anche andare in bagno, visto anche lei. Quindi approfittiamo che lui ordina. Tu vai in bagno intanto, poi faccio andare anche lui. E alla fine li comincio a far chiacchierare. Ok. Tu vai di qua. Modo che dopo siamo a posto e riusciamo a continuare questa cena, che si sta trasformando in una colazione, come potete vedere. Abbiamo sforato tantissimo. Ma, raga, come vi dicevo, preferisco così, cioè... preferisco che si conoscano bene. Non mi interessa... Non mi interessa nient'altro. Pazienza se abbiamo sforato. Ok, allora, e mangiamo? Yes, stanno mangiando. Poi magari il resto della giornata stiamo per i fatti nostri. Facciamo un pisolino fino a sera, ecco. Allora, instilliamo falsa fiducia come cosa maliziosa. Beh, l'ha presa bene, è diventata anche fiduciosa. Condividiamo lo spirito della notte brava. In teoria allora non dovremmo pagare niente. A meno che noi non avendo ordinato prima dell'inizio. Vedete, noi dobbiamo pagare. Perché abbiamo ordinato prima dell'inizio dell'evento. Pazzesco. Vabbè, tanto non è che ci manchino i soldi. Parliamo della temperatura fresca. Qualcuno nel frattempo è diventato buon amico, qualcuno no. Però potreste finire di mangiare, cioè io sto aspettando che voi finiate di mangiare in realtà. Perché ha sto deltaplano? Ha gran fiducia in sé. Ok, vabbè, no, fermi, dobbiamo pagare il conto prima. Questi avvoltoi che ci addebitano quando c'è la notte brava. Ok, rientrati, mandiamo a dormire chi deve andare a dormire. Penso, non dico tutti, ma quasi. Visto che c'è chi ha avuto appuntamenti diurni, ma chi ne ha avuti di notturni.
Soprattutto mandiamo a dormire lui, che si faccia una bella riposata, perché dopo, entro tardo pomeriggio, deve prendere una decisione. Direi che adesso è arrivato il momento di bloccare la porta del bagno. Tutti tranne Ryan, visto che adesso sono in poche, poi diventano quattro, è più fattibile avere due bagni per tre o quattro persone, insomma. E niente, adesso stiamo dietro alle ragazze sveglie, chi c'è di sveglio, insomma. Vediamo se hanno bisogno di qualcosa. Beh, anche lei potrebbe dormire, però. Vabbè, magari to' a fare un pisolino, non dico dormire. Finché non diventa tardo pomeriggio, che arriva l'ora dell'eliminazione. Certo che comunque è una gran bastardata, due eliminazioni in un episodio dietro l'altro, cioè proprio... L'altra volta, bene o male, c'era stato un episodio in mezzo che aveva smorzato un po' la questione. Comunque ho scoperto che appena adesso che per complimentarsi bisognava complimentarsi oggi durante la terza eliminazione. Noi l'abbiamo fatto ieri durante gli appuntamenti, quindi direi che siamo a posto. Ci siamo già complimentati a sufficienza. Allora, vieni a guardare un film, quello che ti pare, basta che fai qualcosa. Vieni a guardarlo anche tu. Nel frattempo è mezzogiorno. Coloro che stanno dormendo se la stanno passando alla grande. Tu vieni pure a farti un bagno qui. E poi fai la pipì. Tu ti sei svegliata. Ah, perché mi ha messo tutte le bibite in frigo, quelle che magari erano state preparate ed erano ancora buone. Per quello vanno a prendersele lì. C'è bibite che io di solito butto via, perché tanto poi non se le beve nessuno. Quindi... Addio. Basta, ha finito il film? Guardati tu un film. No, non vuole guardarsi un film. Va bene, fai a meno. Cioè, nessuno ti obbliga, voglio dire. Allora, ragazzi. Ho l'ansia per questa terza eliminazione. Si è rotto? Sì. E adesso fatemi guardare, giusto per avere un'idea di com'è la situa. Allora, queste sono le ragazze con cui lui vive ancora. Allora, Sofia è diventata buona amica. Vanessa è ancora amica. Arianna ancora amica. Marta buona amica. E Irene amica. Quindi mi sa che Sofia e Marta sono quelle che hanno il rapporto più alto con lui. Mi sa che se la devono vedere loro tre, dopo misuriamo, ma mi sa che sono le tre che a parola, qua scritta, hanno meno amicizia. Ma ripeto, dopo misuriamo e usiamo la parte qua in alto, in modo da vedere se effettivamente è più facile misurare rispetto a come ho fatto io l'altra volta, che sono andata a tentativo, in base a come mi avevate suggerito voi, ma credo che anche voi andiate a tentativi tanto quanto, insomma, sono andata io, no? Dai, prepara tagliolini all'aglio, tanto per far qualcosa, perché qua c'è un nulla pazzesco, state facendo letteralmente niente. Io cercavo di temporeggiare per arrivare a tardo pomeriggio almeno. E aspettate che faccio scegliere l'ombrello a Ryan, se no la prossima volta che mi trovo in giro mi lavo a prescindere. Lo faccio scegliere quasi quasi anche alle altre ragazze. Allora, in modo che se dovessimo andare in giro con loro... Lo faccio scegliere a tutte, in modo che nessuna resti a piedi, diciamo, non sapendo per la precisione chi rimarrà e chi non rimarrà. Con lei facciamo questo con i pallini. Prendi un ombrello, questo qui. Prendi un ombrello. Boh. Questo qui, mi ispira. E tu prendi un ombrello. Ce la fai? Questo con... No, questo tipo coccinella. Ok, dai, può andare. E formiamo il gruppo, visto che mi si scioglie ogni volta che cambio location. E le chiamiamo tutte qua. Anzi, sediamoci insieme.
E faccio come mi avete suggerito voi. Adesso, mentre siamo tutti in questa stanza, chiudo la porta, la blocco. E in modo che mentre facciamo sto discorso nessuno se ne vada, diciamo così. Allora, cominciamo a chiacchierare. Facciamo un'interazione con ciascuna. Facciamo rallegra con tutte. Tanto non mi interessa. Mi serve solo che mi serve solo che mi compaiano qua di sopra. Allora, abbiamo già Marta. Allora, io prendo il mio righellino. Marta ha 1,08 cm. Sì. Ma Marta, se non ricordo male, era buona amica. 1,8, me lo scrivo comunque, ma lei era già salva, diciamo. Poi abbiamo Irene, se non ricordo male il nome, 1,07 cm. E è Irene, vero? Sì, ma che brava. 1,7. Allora, aspettate che mi segno. Marta si salva. Irene era era solo amica Irene, ok? Adesso aspettiamo che compaia qualcun altro. Cioè, vedete che la differenza è minima? Ok, fermi tutti, è comparsa Arianna, che è solo amica, quindi misuro, e mi dà 1,5 cm, 1,5, quasi 1,6. Poi, aspettiamo che mi compaia qualcun altro. Ok, due di colpo, me ne sono comparse. Abbiamo Vanessa, che è 1,5 cm/6 cm, anche lei. 1,5. E infine Sofia, che era buona amica, la misuro lo stesso, giusto per curiosità, di tutti, che è 1,08 cm. Sì, fra il 7 e l'8. E però anche lei è buona amica, quindi Marta, lei e Sofia si salvano. Avanzano Arianna con 1,5 cm, Irene con 1,7 cm e Vanessa con 1,5 cm. Quindi io direi che Irene si salva anche lei, perché è 1,7 cm, e lo spareggio lo fanno Arianna e Vanessa. Quindi sblocchiamo la porta e poveretta Arianna, è il secondo spareggio che fa. Facciamo sempre succo Pong contro, abbiamo detto, Vanessa. E dopo torniamo tutti su e facciamo il discorso delle rose. E niente, chi perde esce, come l'altra volta. Non ho fatto la migliore delle tre o robe del genere. Ho fatto semplicemente chi perde esce, quindi anche sto giro. Ok. Vabbè, Arianna, le cose si mettono bene, direi. Ma andiamo avanti veloce, aspettiamo che la partita finisca. Chi sarà mai a dover uscire? Poveretta, deve anche fare la pipì. Facciamo che prima di radunarle facciamo fare la pipì a chi deve farla. Altrimenti se la fanno addosso, sai che imbarazzo. Allora, è lunga sta partita? Ogni volta che squilla il telefono mi si blocca il tempo. Peccato Vanessa De Luca, andrà meglio la prossima volta. Ebbene sì ragazzi, Vanessa è la terza eliminata di questa challenge. Quindi, il gioco ha decretato, ve lo faccio rivedere. Prima di riunirle, faccio fare la pipì a chi deve farla, chiaramente, direi che... Niente, no, non va. Perché no? Ah, perché ci... Ma tu hai il tuo bagno, porca miseria! Vabbè, è lunga? È una pipì lunga? Ok... Allora, tutte qui. Spiegatemi chi è entrato in bagno. Tutte qui, pure tu che dormi. No, dove vai? Vi ho detto tutte qui. Ma porca miseria, oh.
Niente, è impossibile! Sono indomabili! Indomabili, venite qui! Rihanna, hai appena vinto! Dovresti essere contenta! E adesso, mentre loro tre arrivano, le altre escono, ma Dio santo! No, vabbè! Se volete farmi arrabbiare, questo è il modo giusto. Vabbè, tanto tu sei l'eliminata, cioè, nel senso, potresti anche startene a letto. E lei va via, no! Riusciamo a sederci per favore tutti insieme? No, non potete andare a dormire. Facciamo così, mi è venuta un'idea. Blocca la porta per tutti. Teletrasportati. Teletrasportati. E teletrasportati. Ce la facciamo? Ci siamo tutte ora. Allora, partiamo con lei che ce l'abbiamo qua di fianco e le diamo il regalo amichevole, la rosa. Vabbè, tu puoi anche dormire perché tanto sei quella eliminata. Non me l'aspettavo, ragazzi, che onestamente andassero in nomination loro due, se devo dirvi la verità. Vedete che me li rifiuta? Cioè, cioè, me l'ha accettato, ma non le è piaciuto. Ci credo che l'amicizia cala. Si sono rotte le balle di ricevere ogni volta fiori, fiori, fiori. Però l'ha preso. Quello è l'importante. Dai. Dai che abbiamo quasi finito. Ok. Ci manca lei, che appunto è l'ultima che si salva. Se posso dirvi la verità, Vanessa era la mia preferita, così non so perché, mi piaceva, e quindi mi piange un sacco il cuore che se ne debba andare, però il gioco ha parlato. Grazie mille di tutto, Vanessa, io adesso ti faccio separare dalla famiglia, chiaramente. Che è già passata la mezzanotte, siamo super in ritardo questo episodio. La mandiamo a vivere con le altre ragazze e le diamo sempre i 1000 simoleon. Allora, adesso io se premo qua vengo catapultata nell'altra schermata. Cioè, qua posso premere, se premo qua vengo catapultata. Quindi io vi saluto qua. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!